Spesso volentieri, ragazzi, nei commenti ai miei video vedo che mi scrivete, mi fate domande del genere: come fai a ricevere prodotti dalle aziende? Chi ti invia i prodotti? Ma poi ti rimangono i prodotti, li devi restituire? Comunque tutta una serie di domande che va a confluire in un unico argomento: come ricevere prodotti dalle aziende. In questo video cercherò di spiegarvi brevemente, il più brevemente possibile, come faccio a farmi inviare prodotti dalle aziende. Prima di iniziare con la spiegazione voglio fare una premessa che per me è veramente importantissima. Io non ho mai venduto una recensione. Questo cosa significa? Che non ho mai detto a un'azienda: inviami il tuo prodotto, in cambio ti faccio una recensione positiva. Questo perché lo dico? Perché è proprio il motivo che ha portato Amazon a cambiare la sua politica in quanto in merito ai recensori. Cosa succedeva prima? Praticamente le aziende, comunque i negozi, i market che c'erano presenti su Amazon, inviavano prodotti ai ragazzi che li richiedevano, che comunque erano ben posizionati in classifica. Ma cosa succedeva? Che questi ragazzi, per invogliare l'azienda ad inviare i prodotti, scrivevano solo recensioni positive. Questo cosa ha comportato? Che le recensioni non fossero veritiere, che Amazon, invece di averne un guadagno nelle recensioni, avesse un torto, perché alla fine scrivevano il falso. E questo ha portato appunto il colosso del commercio su internet a fare questa scelta, quindi a cambiare la sua politica in merito ai recensori. Fatta questa piccola premessa doverosa per spiegarvi che io non ho mai appunto ricevuto prodotti in cambio di recensioni positive, ma ho sempre cercato di fornire un prodotto, una recensione veritiera che appunto mettesse alla luce i fattori positivi e i fattori negativi di un prodotto, posso iniziare a spiegarvi come effettivamente funziona il rapporto tra un recensore e un'azienda. Innanzitutto, i modi che mi vengono in mente per entrare in contatto con un'azienda sono essenzialmente 3 o 4. Il primo, il più semplice tra virgolette, è far parte di un sito web, far parte di un blog, far parte di uno di quei siti che scrivono di tecnologia, che si occupano di recensioni, come per esempio io faccio parte di plusref.com. Il link ce l'avete sempre in descrizione e penso che l'abbiate sempre saputo. Io sono redattore presso questo sito internet e devo dire che qualcosina mi è arrivato anche da quel sito, e questa è la prima strada. La seconda strada è essere ben classificati nei siti che richiedono recensioni, come per esempio Amazon, come per esempio Gearbest, come per esempio, non me ne vengono in mente altri. Con questi siti cosa succedeva? Tu potevi acquistare i loro prodotti, scrivere una recensione pubblicando delle foto anche abbastanza carine, e così facendo, in base all'utilità o meno della tua recensione, salivi in classifica recensori. Su Gearbest è leggermente diverso, ma alla fine il discorso è sempre quello. Andando avanti nella classifica e sempre migliorando il proprio punteggio, erano proprio le aziende che chiedevano a questi recensori di scrivere una propria recensione su un loro prodotto. Questo fino a poco fa. Adesso non so bene come funzionerà con Amazon. In ogni caso, questo è un altro modo per farsi inviare prodotti, magari non su Amazon ma su Gearbest o comunque su altri siti che so di certo che applicano questa politica. Scusate la voce, ma ieri avevo 39 di febbre. A few moments later. Un'altra modalità invece per interagire con le aziende e per farsi inviare prodotti da recensire è avere un canale YouTube, avere un blog personale, avere comunque una rampa di lancio che vi butti nel mondo delle recensioni. Su questo però voglio fare un piccolo appunto. Vedo spesso video fatti da persone con fotocamere da 0-2 megapixel, con action cam, insomma sono video di bassa qualità, come i miei all'inizio, e devo ammetterlo in tutta onestà, i miei video all'inizio facevano cagare, ed era il motivo per il quale io facevo molte più guide all'inizio, perché non dovevo riprendere con videocamera ma semplicemente registrare lo schermo del computer. Io chiedo a queste persone che si vogliono appunto addentrare nel mondo delle recensioni di farci un pensiero, perché fare il recensore in tutta onestà non è molto facile, perché tra il registrare il video, tra il montaggio del video, tra il caricamento del video, tutto quello che ne consegue, eccetera eccetera eccetera, ci vogliono almeno 2 ore e mezza a prodotto. E poi dipende dal prodotto, perché se vi parlo di uno smartphone ci perdo anche 3 ore, se vi parlo di uno stand per smartphone come quello che avete visto domenica ci metto 1 ora e mezza. In ogni caso comunque il tempo ci vuole, non si può fare un video da 20 minuti senza tagli, senza nulla, pubblicato su YouTube. Questo perché? Perché indispettisce le aziende, indispettisce chi guarda il video, perché comunque non trova un prodotto valido da poter guardare, sul quale potersi affidare, e quindi non fate altro che fare male a voi stessi. Alex, il mio collega, ci ha già fatto un video, ve lo metto qui in post produzione, se volete andarvelo a vedere il link lo trovate in descrizione, e lui spiegava il suo punto di vista per quanto riguarda i nuovi recensori, e da un punto di vista sulla quale mi ci trovo abbastanza d'accordo. Ah sì, il blog personale. Io per esempio come faccio a entrare in contatto con le aziende?
Alcune volte sono loro a contattare me, seppur piccolo, evidentemente sono aziende che non pretendono un coinvolgimento di pubblico estremamente grande, quindi sono loro a contattare me, perché come ben sapete potete vedere non ho nemmeno 700 iscritti, quindi è un po' difficile che aziende di grosso calibro si affidino a me per una recensione al loro prodotto. Eppure io ho ricevuto prodotti da Asus, da HP, da comunque da Alcatel, tra un po' dovrebbe arrivarmi un prodotto, comunque aziende di un certo livello. Questo come mai? Perché sono stato io a contattare le aziende e a propormi come recensore in quanto interessato ai loro prodotti. Questo però non significa che le mie recensioni debbano essere per forza positive. Io vi dico, guardate, sarei interessato a recensire i vostri prodotti, una recensione che verrà pubblicata qui, qui e qui, ma che sarà onesta. Infatti mi viene in mente, per esempio, recensioni di smartphone che ho fatto un po' di tempo fa, c'erano delle cose negative e le ho dette senza problemi, perché una recensione deve essere il più possibile vera. Un altro modo per fare video invece è comprare le cose, comprare e rivenderle magari. Io per esempio ho fatto l'errore, tra parentesi, di affidarmi a un sito, a un canale Telegram di sconti che diceva che questa doveva essere una SJ Cam originale, non lo è affatto, e difatti mi sono trovato, tra virgolette, fregato da questo acquisto. Però questa non sarà sicuramente una recensione positiva, perché innanzitutto è una fotocamera che fa veramente pietà, ma come vi ho già detto è una cosa che ho comprato io. E come ho detto prima, l'alimentazione per il microfono, la scheda audio per il microfono, lo switch per audio microfono, alcune cuffie, uno stand per la fotocamera, veramente sono parecchie cose che avete visto nel mio canale, le ho comprate io, quindi non sono sempre le aziende che mi inviano le cose, come per esempio i gadget per la GoPro sulla Nilox, mi ricordo un video che comunque ha fatto abbastanza successo, e sono cose che ho comprato io con i miei soldi personali, e quindi non sempre i video che vedete sul mio canale sono frutto di un prodotto fornitomi da un'azienda. Quindi spero che questo video possa chiarire tutti i vostri dubbi. Il mio consiglio è: non si può essere recensori da un giorno all'altro. Io ho iniziato facendo video veramente pietosi di cose che avevo in casa, forse anche un po' per gioco. Dopo un po' ho iniziato ad appassionarmi, ho comprato una fotocamera nuova, l'attrezzatura adesso sta sempre migliorando con i softbox, con tutto quello che ne consegue, e cerco sempre di più di fornire un prodotto valido, perché da un divertimento sta diventando veramente una passione. Quindi iniziate a fare recensori quando veramente siete pronti, sia a livello tecnico, sia a livello di attrezzatura e sia a livello di rapporto con le aziende, con i siti, eccetera, eccetera, perché fare il recensore non è un lavoro facile. Ah sì, la domanda cruciale: ma ti rimangono o no i prodotti che ti invio nelle aziende? Allora, ragazzi, qui bisogna fare un piccolo discorsetto. Ci sono due tipologie di prodotti, i prodotti quelli seri e i prodotti tipo gadget e roba del genere. I gadget e roba del genere, probabile che mi rimangano. Ci sono alcune cose che mi sono rimaste, come per esempio la più vicina a questa cassa della OK, come per esempio alcune cuffie. Insomma, alcuni prodotti le aziende te li lasciano, quelli che essenzialmente arrivano da Amazon. Altri prodotti invece, come per esempio smartphone, computer, eccetera, è impossibile che te li possano lasciare. Sono comunque prodotti tester che girano tra tutti i recensori d'Italia, quindi è veramente impossibile che rimangano a recensori, a meno che non siate un Andrea Galeazzi, un HDblog, allora posso capire che magari ti lasciano il telefono. Però, fatalità, ho notato da un piccolo dettaglio che uno smartphone che prima aveva Andrea Galeazzi è arrivato a me, quindi capite che insomma è difficile che lasciano uno di questi prodotti ad un recensore. E poi parliamoci chiaro: quelli che ti lasciano sono prodotti tipo power bank, tipo stand, non roba eclatante. Quindi la conclusione l'avevo già fatta prima e adesso non so più cosa dire.